Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Anche in questo video continuiamo la serie di Quest. Richiamoci qua dentro a Bartrop e andiamo a ottenere l'ultimo pezzo del Graceful Set. Vieni qua, Graceful Gloves. 30 Marks of Grace. Vai. Ed ecco qua il set Graceful completato. Guardiamo il collection log. Rooftop Agility completato. Abbiamo ottenuto ben 262 Marks of Grace. Abbiamo finalmente completato tutto il set. Ci sono voluti un sacco di episodi. Ottimo. Oggi, come prima quest, faremo la quest chiamata Shadow of the Storm. Per cominciarla, dobbiamo recarci a Alcarid. Dobbiamo parlare con Efrin. Mi sono già preparato l'inventario. Dallo scorso video non credo di aver fatto progressi, quindi siete salvi per questo episodio, non vedrete nessun progresso. Ci tippiamo qua alla PvP Arena, che hanno reworkato da poco, di recente. E la quest Shadow of the Storm è il continuo della quest che abbiamo fatto nello scorso video, ossia The Golem. Ecco Father Rin, parliamogli. Dice che ci sta cercando. Dice che ha un incarico per noi che possiamo completare solo con la Silverlight, la spada che abbiamo utilizzato nella quest Demon Slayer in molti episodi fa. Dice che un Dark Wizard chiamato Denath vuole evocare un demone potente chiamato Agritnar, che probabilmente dovremo uccidere come ogni demone. Ok, dice che questo mago si trova a Uzer, la città in cui abbiamo fatto la scorsa quest. Ok, come pensavo, vuole che uccidiamo il demone appena sarà evocato. Ok, dice che dobbiamo recarci a Uzer, quindi andiamo subito con i Fairy Ring. Ecco Father Baden, parliamogli. Ok, vuole che i maghi evochino il demone Agritnar e appena è evocato vuole che lo uccidiamo. Per farlo dobbiamo infiltrarci nel gruppo dei maghi. Proviamo a entrare. E non ci faranno entrare perché dobbiamo avere degli indumenti di colore nero. Per farlo dobbiamo preparare delle tinture nere. Io tingerò queste vesti. Ok, vediamo se ci fa entrare. Ho solo due oggetti, ma spero che questi climbing boots contino come neri, se no sono fottuto e devo tornare indietro. Ok, dobbiamo trovare un altro oggetto nero. Ce ne servono tre. Porco iddio. Ok, ho tre indumenti di colore nero, adesso dovremmo essere in grado di entrare nella cerchia dei maghi oscuri. Oh, siamo dentro. Dobbiamo memorizzare questa spell che io screenshotto. Poi ci serve anche un sigillo demonico. Quindi dobbiamo ottenere questo sigillo. Per ottenere il sigillo ci serve prima lo stampo. Quindi parliamo con Jennifer. Ok, ci dà il mold. Adesso parliamo con Matthew. Chiediamogli cosa è successo a Joseph. Dice Joseph è scappato con un libro che conteneva qualcosa di strano. Usciamo dal portale, chiediamo al golem di Joseph. Ok, dice che Joseph è stato ucciso dal mago malvagio, però ha nascosto il libro. Dice che l'ha nascosto nel forno. Teoricamente è questo qua.
Ed ecco qua il libro. Ok, sì, ok. Aspetta, una rilettura. Ok, ho capito tutto. Ok, ora dobbiamo fare il sigillo. Per fare il sigillo dobbiamo andare a, direi, al Carid. Abbiamo lo stampo e la Silver Bar con cui possiamo fare il sigillo demonico. Ok, sigillo demonico. Ce l'abbiamo. Ok, rieccoci nuovamente qua. Ora possiamo fare il rituale. Parliamo con Denat. Ok, prima parliamo con Matthew del libro che abbiamo trovato. Ok, possiamo fare il rituale. Allora, le parole che devo dire sono Tarren, Agritnar, Naudu, Camerintum. Albert. Ok. Attenzione. E Denat scompare. Matthew ci dice che in realtà il mago Denat era il demone stesso, che è tornato nella sua stessa dimensione. Ok, dobbiamo rifare il rituale per rievocare Agritnar e ucciderlo. Ok, siamo in quattro, quindi dobbiamo trovare altre quattro persone che ci aiuteranno nel rituale, quindi andiamo a prendere gli altri sigilli. Qui ce n'è uno. Ok, abbiamo quattro sigilli, adesso dobbiamo andare fuori dal tempio e convincere questi tre a aiutarci nel rituale. Ok, c'è una tempesta di sabbia che è stata evocata dal demone, probabilmente. Ok, ora dobbiamo convincere anche il golem a aiutarci nel rituale, quindi dobbiamo riprogrammarlo. Ah, siamo pronti. Facciamo di nuovo il rituale. Parliamo con Matthew. Ora dovremo combattere il demone. Ok, ci siamo. Le parole sono al contrario, quindi Kaldar. No. Ecco il demone. Ok, ho ucciso Matthew. Rip. Ok, combattiamolo. Preghiamo Protect from. Vai, morto. Easy. E ora Silverlight prende il potere del demone e diventa una nuova arma, la Darklight. Diventa molto più forte di prima. Possiamo scegliere una skill da aumentare di livello. Io scelgo Strength. E completiamo la quest, easy. Otteniamo un punto questo, 10.000 XP in strength e la Darklight, che ha anche uno special attack. Ottimo, fight molto easy. Poteva anche non pregare tanto. E direi che possiamo fare un'altra quest adesso. Let's go. Rieccoci nuovamente qua, adesso faremo la quest Jungle Potion. Questa quest qua che possiamo cominciare a Tai Buoma Wannai. Una che si trova a Karamja, è una quest molto breve e cominciamola subito. Eccoci qua in questo luogo particolare, parliamo con Trufitus. Ok, vuole entrare in contatto con gli dei. E per farlo dobbiamo ottenere un po' di erbe. Deve creare una pozione con queste erbe in modo da entrare in contatto con gli dèi. E per questa pozione ci servono delle erbe speciali che si trovano solamente nella giungla profonda. In cambio ci allenerà nella skill Herblore, che non fa mai male. Ok, la prima erba che dobbiamo ottenere è della Snakeweed. E ora vuole un'erba chiamata Ardrigal. Ora vuole del sito foil. Ok, gli mancano due erbe, adesso vuole della Volensia Moss. Ok, ora gli manca Rogue's Purse. Nelle caverne. Dio.
Piccola chicca, se scaviamo qua in alto, tipo qua, tipo qua, tipo qua, tipo qua, tipo qua, troviamo i Clue Hunter Trousers, che sono un po' di fashionscape. Uccidiamo uno di questi, così a caso. Diamogli l'erba. Ehi! 1 quest points. 775 Herblore XP. Nice. Buono. Livello 20 in Herblore. Non male. Dai. Adesso un'altra quest. Eccoci di nuovo qua. Adesso faremo una quest abbastanza lunga ma utile. Questa qua. Shiloh Village. La quale ci permetterà di sbloccare questo villaggio, Shiloh Village, che contiene uno Slayer Master che credo sia il migliore che esista, quindi ci sta a fare questa quest, e anche la miniera in cui possiamo minare minerali. E per cominciare la quest, mi sono già preparato con tutto l'inventario, sarà una quest abbastanza lunga. Parliamo con Mosol Ray. Dice che Rashilina è tornata e ci vuole morti tutti. La regina dei morti, che è tornata e ha portato i non morti con lei. E ora occupano questo villaggio di Shiloh. Dice che dobbiamo parlare con lo sciamano nel villaggio di Taibo Wannai per sapere più dettagli. Ok, ci dà una cintura strana che dobbiamo portare dallo sciamano, quindi andiamo dallo sciamano. Ecco qua lo sciamano. Causiamo la cintura sullo sciamano. Chiediamogli cosa sa della regina dei morti, Rashilina. Dice che l'ultimo luogo contenente dettagli su questo mistero si trova al tempio di Azaron, che dice che è scomparso. Chiediamogli che noi andremo a cercare il tempio. Ok, diciamo che siamo seri, che vogliamo cercare il tempio e che ci aiuterà. Ok, andiamo al tempio. Il luogo dovrebbe essere questo qua. Ecco l'entrata del vecchio tempio. Come prima cosa, scaviamo. Ok, si crea una fissura, adesso dobbiamo lanciare una torcia qua dentro. Utilizziamo una corda qua. E scendiamo. Ed eccoci dentro il vecchio tempio. E dobbiamo fare diverse cose. Dobbiamo ottenere 4 item. Come prima cosa utilizziamo questo chiavistello qua. E otteniamo una stone plaque. Cerchiamo poi questo cave-in. Ok, saliamo qua su. Scappiamo da questi non morti. Cerchiamo tra queste rocce instabili. E troviamo uno scroll, un manoscritto. Ok, scendiamo e in questa parte della caverna troviamo un altro scroll, adesso ce ne manca uno che si trova qua sopra, qua sulla ghigliottina. Ok, e troviamo anche l'ultimo item. Ora possiamo tornare indietro tippandoci via. Ok. Eccoci al villaggio dello sciamano, parliamo con lui. Prima leggiamo i manoscritti. Ok, capisco. Interessante. Ok, diamo il corpo di Zadimus allo sciamano. Ok, vuole che seppelliamo il corpo, quindi andiamo qua alla statua tribale e seppelliamola. E appare lo spirito di Zadimus. E ci dà una bone shard che diamo sempre allo sciamano. Ok, dobbiamo trovare la tomba di Bervirius adesso. E
Questa tomba è quella del figlio della regina dei non morti. Quest'isola dovrebbe essere la tomba. Ok. Questa dovrebbe essere l'entrata. Buono. Ok, come prima cosa cerchiamo questo tavolo. Troviamo un pommel. Un crystal e un Berverius nozio. Leggiamo. Scherzavo. Ok, dobbiamo creare una collana. Per farlo dobbiamo utilizzare il chiavistello sullo sword pommel. E creiamo delle bone beads. Utilizziamo il filo di rame che ho comprato prima sulle bone beads e creiamo un Beads of the Dead, una collana. E ora possiamo andarcene. Ora teoricamente abbiamo tutti gli item e possiamo andare nella tomba di Rashiliana, che è la regina dei non morti. Ok, credo che questa sia l'entrata alla tomba di Rashiliana. Per entrare dobbiamo creare una chiave, per farlo utilizziamo lo scalpello con la Bone Shard. Ok, creiamo la chiave. Apriamo. Fatemi entrare. Easy. E ora dobbiamo correre un po'. Ok. Allora, dobbiamo andare a ottenere i resti del corpo di Rashiliana, che dovrebbero essere qui da qualche parte nella sua tomba. Ok, qua utilizziamo le ossa su questa porta e ci fa entrare, teoricamente. Dobbiamo usare 3 di ossa. Ok. E siamo dentro. Adesso cerchiamo questo dolmen. E ci sarà una boss fight. Una boss fight abbastanza easy, quindi shall. È una boss fight a 3 fasi. Ok, abbiamo sconfitto tutti e 3 i boss e otteniamo il corpo di Rashilinia. Ok, adesso possiamo tornare alla tomba di suo figlio e completare la quest. Entriamo nella tomba del figlio e ora mettiamo il corpo di Rashilinia sul dolmen e appare lo spirito di Rashilinia. Che ci ringrazia perché liberiamo il suo spirito e ora è ritornata da suo figlio e credo che libera il villaggio di Shiloh. E completiamo la quest, easy. 2 punti di quest, XP in crafting e accesso allo Shiloh Village. Andiamo subito lì. Otteniamo livello 39 a crafting, quasi 40, non male. Ok, easy, siamo dentro. Adesso abbiamo completo accesso allo Shiloh Village. Tra l'altro, ora posso completare un Hard Claw Scroll che non mi ricordo come l'ho ottenuto. Vediamo se otteniamo il casket, così lo apriamo in questo episodio. Eccolo qua, il Claw Scroll Hard. Search the bookcase of the doorway of the building just southeast of the Shiloh Village Gem Mine. Andiamo subito lì, vediamo se completiamo questo Claw Scroll, speriamo di sì. E no, non lo completiamo. Dobbiamo recarci a Brimhaven. Prima di andare lì, vi voglio mostrare che qua c'è la Gem Mine, molto figa. Ma soprattutto qua c'è uno Slayer Master molto molto importante per i livelli alti. Quindi ci andremo probabilmente in futuro. Ecco lì Duradel, uno degli Slayer Master, se non lo Slayer Master, con le task più difficili in tutto il gioco. Come vedete ha anche lo Slayer Cape per quelli che raggiungono il livello 99 in Slayer. E niente, questa è Shiloh Village. Adesso provo a completare questo Claw Scroll e concludiamo l'episodio. Oh, finalmente Reward Casket. Ok, ci sono voluti un pochino più di step di quanto pensassi.
apriremo il mio primo hard casket e poi concluderemo l'episodio qua sulle montagne a est di Relleca, quindi direi siamo pronti, apriamo la chest. Non troveremo niente ovviamente, ma si spera in qualcosa. Anzi, prima di aprirlo controlliamo cosa possiamo trovare. Ok, abbiamo un po' di ornament kit, dei plate body decorati, molte armature. Beh, c'è un sacco di robe che possiamo sbloccare. Non troveremo niente, ma... Woodix plate, lei! 85.000 coins! Cazzo, è anche rune plate skirt! No! Mi dà un punto... un bonus anche a prayer! Nel prossimo episodio utilizziamo questi. Dai, raga! Grande finale, ottimo cazzo. E andiamo cazzo, sono felice. È stato worth it. E niente, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo fatto ottimissimi progressi come lo scorso episodio. Abbiamo fatto diverse quest. Siamo sempre un passo più vicino a finirle tutte. Ovviamente siamo sempre molto lontani, ma piano piano ce la faremo. Quindi niente, direi ci possiamo rivedere al prossimo episodio. Bella.